buongiorno a tutti i telespettatori di Piero da Saronno. Ciao Giovanni. Buona giornata. Oggi l'argomento è un argomento locale oppure di interesse nazionale? Un argomento locale, sabato c'è stata la mostra che è stata inaugurata la settimana della cultura con Uzupis al Museo dell'Industria Saronnese. Bene, abbiamo fatto un bel servizio noi come Web TV, ho visto che eri presente. Il tuo parere su questo avvenimento? È stata, a mio avviso, allestita abbastanza bene perché innanzitutto la parte anche sia sull'800-900 a Saronno, su tutte le imprese, tutto il modo, la Lazzaroni, le macchine, la ferrovia con tutti i vagoni, con i vagoni allestiti, poi c'era la LUS, e un bel modo comunque di promuovere l'identità. La cultura, anzi, è un'occasione di scambio con altre realtà come quella della Lituania, anzi della Repubblica di Uzupis, che è un'enclave della città di Vilnius, ma è una repubblica a sé con degli organi a sé stante, di cui è ambasciatore Giampaolo Terrone, che ha fatto anche una bella cosa, un'occasione di scambio, un'occasione in cui ha ribadito come sia importante fare rete e fare sistema nell'arte e ormai anche in impresa, in tutto. Bene, che cosa ti ha colpito per quanto riguarda il reparto arte, diciamo? Beh, diciamo che il reparto arte io ho visto un po' così, c'erano tantissimi quadri, hanno anche fatto vedere, nel reparto arte c'era un po' di tutto, era mischiato anche proprio le cose storiche di Saronno, c'era anche un censimento in cui veniva proprio fatto vedere come si svolgevano gli opifici, tutte cose antiche di Saronno che ormai la Angeli Frua che non ci sono più. E viene un po' anche un po' una malinconia vedere che oggi proprio a Saronno non c'è più niente di tutto questo. È rimasta la Ilva, ma poi per il resto. Però è stato molto interessante la parte di scambio. Anche nel discorso che hanno fatto l'assessore, mi sembra, Cavaterra, è stato detto che è proprio importante lo scambio delle culture. L'assessore non ha detto, il sindaco c'era, ha detto l'assessore non ha la cultura ma ha le culture. È importante per promuovere tutte le varie identità locali. È stato molto bello il fatto che abbiano fatto ascoltare l'inno nazionale della Repubblica di Uzupis. Dopodiché si sono scambiati delle consegne, dei regali, ho visto proprio la cerimonia. Comunque tutto molto interessante. Giampaolo Terrone ha tenuto il suo discorso, era molto, diceva di essere abbastanza emozionato, ma ho visto che ha fatto abbastanza bene, si è svolto tutto regolarmente, insomma. Ci sono stati altri artisti che suonavano e ho visto che sono stati abbastanza seguiti, mi ha fatto piacere. Sì, in effetti, se guarderai la Web TV, l'inizio del motivo Carillon che hanno suonato questi artisti fa da base a tutto quanto ho registrato rispetto agli artisti. Senti un po', sì, però ho visto che ti ha colpito di più la parte storica della Sì, sì, parte. sì, sì. Come mai? Sarà che forse era più imponente. Ah, ecco. Sembrava più imponente quella parte lì. E forse mi sono soffermato di più su quella parte lì. Sarà un caso, ma comunque anche la parte artistica era molto interessante. Sì, Era sì, sì. tutto In molto pratica interessante. sono venuti artisti non solo saronnesi, ma da tutta Italia sono arrivati, per cui Proprio come occasione di scambio. come occasione di scambio. Bene, hai altro da dire su questo argomento? E sarebbe utile che comunque queste iniziative fossero sempre diffuse, sempre più diffuse, perché allora tante volte si parla della cultura locale che non viene adeguatamente promossa, l'identità locale non viene adeguatamente promossa, non è affatto vero, perché bastano anche queste semplici cose adeguatamente promosse, come non è che mi sembra che sia stata tanto promossa, diciamo la verità. Però servono molto,
Però non ci si può chiudere nell'identità locale, nelle tradizioni locali, ma bisogna anche sapere scambiare. Hai ragione, per quanto riguarda manifesti non ce n'erano, c'erano delle locandine che erano esposte in qualche esercizio, in effetti, però penso che la gente sia andata, perché col passaparola Sì. sono andati. Va bene, senti, abbiamo fatto i nostri 5 minuti, diamo un saluto ai nostri spettatori e un arrivederci. Arrivederci, buona giornata.